Buongiorno ragazzi, eccoci di nuovo qua con la seconda puntata del nostro amico Napoleone Bonaparte. Lo avevamo lasciato che aveva fatto praticamente una sconfitta molto semplice, tra l'altro, degli austriaci, che è nemico storico del popolo francese, ma con questo trattato di Campo Formio si era un po' fatto malvolere dagli italiani, che se lo avevano accolto inizialmente come un liberatore, dopo diciamo che lo vedono un po' come un dittatore, in quanto oltre ad aver ceduto Venezia all'Austria aveva portato via dei territori al Piemonte. Proseguiamo però perché a quel punto diventa famoso Napoleone, diventa famoso perché diciamo che i suoi successi militari lo portano a diventare sempre più importante come generale all'interno dello Stato francese. Gli viene assegnata un'altra campagna che era praticamente contro l'altro grande nemico storico dei francesi. Se uno era l'Austria, l'altro di sicuro era l'Inghilterra. Però non era di sicuro pensare possibile sbarcare sull'isola e sconfiggere gli inglesi come se niente fosse. Quindi anche qui Napoleone progetta un attacco molto diverso dal solito. Sa perfettamente che se avesse attaccato direttamente l'Inghilterra sarebbe stato sconfitto, lo sapeva. Quindi progetta, diciamo, un'altra soluzione. Decide di attaccare l'Inghilterra attaccando le sue colonie, e in particolare ne attacca una molto importante per gli inglesi, che era l'Egitto. L'Egitto era in una posizione strategica importantissima perché era il punto di passaggio obbligatorio per chi dall'Europa voleva andare in Oriente, e sappiamo benissimo, l'abbiamo visto con le grandi scoperte geografiche, che l'Oriente per gli inglesi era un punto di rifornimenti fondamentale, perché molte merci gli inglesi le prendevano dalle colonie oltreoceano, in particolare le Indie, tessuti, spezie, tutto quello che erano le materie più ricche arrivavano da lì. Quindi Napoleone, che era molto intelligente, sapeva che attaccando l'Egitto avrebbe praticamente tolto agli inglesi una parte fondamentale dei propri rifornimenti. Nonostante ciò, non è così semplice sconfiggere gli inglesi, soprattutto perché Napoleone fa un errore grandissimo, pensa di attaccarli in mare. Napoleone è un enorme stratega, ma sulla terraferma. In mare non era un combattente fenomenale, infatti viene sconfitto. Viene sconfitto da chi? Da un personaggio fondamentale, l'ammiraglio Nelson, nella battaglia di Trafalgar. Vi ricordo che a Londra attualmente c'è una piazza, Trafalgar Square, intitolata proprio alla vittoria inglese contro Napoleone. Quindi non è che la campagna d'Egitto sia vittoriosa, anzi tutt'altro. Napoleone viene bastonato parecchio dagli inglesi, soprattutto da questo ammiraglio. E intanto però in Europa si comincia a capire che Napoleone stava diventando un personaggio scomodo, molto scomodo. E allora, come vedete qui, Turchia, Russia, Austria e Regno di Napoli si alleano con l'Inghilterra contro la Francia. A quel punto però Napoleone comincia, diciamo, a montarsi la testa, rientra in patria e nel 1799 fa un colpo di stato, prende il potere e si fa nominare primo console, assumendo a quel punto potere nelle proprie mani. Cioè si fa praticamente nominare, cioè, quasi diremmo noi oggi, non un re, ma come un imperatore, anche se imperatore non lo dirà ancora, lo dirà dopo. Però per adesso si fa nominare primo console, concentrando tutto il potere nelle proprie mani. E che cosa fa? Allora, all'estero sconfigge gli austriaci di nuovo, che avevano rialzato la testa. L'Inghilterra a quel punto si arrende e, perché non può fare altrimenti, e però Napoleone si prende il Piemonte, lo fa diventare territorio francese. Fortunatamente alla sua morte torneremo territorio italiano. E in Francia che cosa fa? In realtà fa delle cose abbastanza positive nel suo paese. Dà stabilità economica al paese, gli concede scusa, limita la libertà di stampa, questa cosa no, ecco, fa arrestare tutti gli oppositori e controlla in modo ossessivo lo Stato, tutti dovevano rispondere a lui, nessuno poteva prendere decisioni senza il suo consenso. In realtà scrive delle leggi che sono ancora oggi fondamentali: il codice di commercio, il codice penale e il codice napoleonico, sono tre leggi scritte da lui che sono alla base delle moderne leggi francesi ancora oggi. Qui, soprattutto nel codice napoleonico, vengono riaffermati i principi della rivoluzione su cui tutti comunque i suoi ideali si basavano. Il codice penale è ancora lo stesso, è in Francia lo stesso codice penale che usano adesso è lo stesso che aveva scritto Napoleone. In più,
Fa una cosa però, una cosa molto pericolosa, nel senso che cerca un accordo con la Chiesa, che però non riesce a trovare, e allora addirittura si permette di far arrestare il Papa. Capite che nessuno si era mai preso una libertà tale. Fa arrestare il Papa, che però non verrà liberato fino alla morte di Napoleone stesso. Quindi comunque è un affronto ben importante alla Chiesa cattolica. Si monta ancora di più la testa e a quel punto, 1804, anno da sapere, si fa incoronare imperatore. Ve l'avevo già detto prima che sarebbe arrivato lì, nel senso che oltre a concentrare tutto il potere nelle sue mani, voleva cioè, aveva delle manie di grandezza non indifferenti. Pur essendo un omino alto 1,50 m, con dei problemi di stomaco non indifferenti, infatti, se notate, Napoleone viene sempre ripreso con una mano infilata nella giacca. Non è che lo facesse perché gli piaceva particolarmente la posizione, ma perché soffrendo di forte gastrite, si teneva una mano sullo stomaco per cercare di limitare i dolori che ogni tanto lo colpivano. Quindi non è un omone che diciamo un personaggio fondamentale. Però si fa sempre riprendere in modi veramente. Ed esagerati, perché lui aveva un culto della propria persona esagerato e oltre a credersi un semidio in sostanza. Quindi si fa incoronare imperatore, a quel punto capite che la Francia torna a essere una monarchia. Ok, quindi vedete che comunque di cose ne ha fatte quest'uomo, non è che si può dire che è stato con le mani in mano. Vedremo che nella terza parte della terza puntata continua continua a commettere degli errori pur cercando di per cercare di consolidare il proprio potere. Che cosa fa però? Vado avanti ancora un pezzettino. Tra 1805 e 1809 fa una serie impressionanti di guerre. La più famosa è questa qui, la battaglia di Austerlitz, dove sconfigge gli austriaci che si erano alleati con i russi. Per sigillare questa pace con i russi, per evitare che rialzassero di nuovo la testa e tornassero ad attaccarlo, perché ne avevano un po' basta di questi continui attacchi dei russi, sposa la figlia dell'imperatore d'Austria, che è Maria Luisa d'Asburgo. La sposa per appunto evitare che di nuovo i russi alzassero, cioè gli austriaci alzassero la testa, in più perché desiderava, vo voleva assolutamente un figlio maschio, per poter, dato che lui si era nominato imperatore, per poter continuare la dinastia al potere. Essendo lui comunque imperatore, in teoria avrebbe dovuto lasciare il potere a un figlio, però sto figlio maschio in sostanza non arriverà, non arriva e non arriverà. Tentò di isolare la Gran Bretagna imponendo questa cosa qua, cioè il blocco continentale. Che cos'è il blocco continentale? È un divieto di chiunque di commerciare con l'Inghilterra stessa. Ovviamente però non si accorge che così facendo rimane danneggiata prima di tutto la Francia stessa e gli altri stati europei, perché avevano una grande parte di commercio tutti con l'Inghilterra, quindi questa cosa che lui crede danneggi l'Inghilterra in realtà danneggia più tutti gli altri stati, compresa la Francia stessa. E quindi dopo un po' la Russia, stufa di questa situazione, chiede a Napoleone che lui annulli questo blocco continentale. Lui non lo farà e a quel punto deciderà di dichiarare guerra alla Russia, che sarà l'ennesimo errore clamoroso che farà Napoleone stesso. Ma di questo ne parliamo nella